Ciao a tutti, oggi parliamo della micosi cutanea nel cane e nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il tasto iscriviti e se volete sostenere il progetto mettete un bel mi piace. In questo canale cerco di trattare le patologie del cane e del gatto cercando di darvi consigli e curiosità legate alla patologia. Se avete delle curiosità scrivetele qua sotto nei commenti, sarò ben felice di rispondervi. Se invece avete delle curiosità su altre patologie o su altre questioni, lasciatele pure nei commenti qua sotto che cercherò di realizzare un video per rispondervi. Oppure vi rispondo attraverso un commento. Partiamo subito parlando della micosi cutanea. Micosi cutanea che causa una dermatite. I colpevoli di questo problema sono dei funghi, soprattutto Microsporum canis e Trichophyton menta grofites, che fondamentalmente amano sia il follicolo pilifero che lo strato corneo della cute. E che cosa causano? Causano fondamentalmente alopecia. Inizia, diciamo, come un'alopecia. Quindi abbiamo delle zone alopeciche, dove tendenzialmente, in base di solito nel cane, essendo un fungo che si trova comunque nel terreno, possiamo avere delle lesioni vicine al labbro, perché il cane gli piace comunque scavare, oppure anche sugli arti. Ovviamente poi se la patologia diventa generalizzata che il proprietario non si accorge, i funghi possono ovviamente poi andare ovunque e quindi creare una micosi generalizzata su tutto il corpo. Stessa cosa il gatto, nel gatto di solito abbiamo delle lesioni sia sul dorso, abbiamo delle zone dove manca il pelo, comunque il pelo è rarefatto, oppure abbiamo delle lesioni sulla testa. Di solito la micosi nel gatto è tendenzialmente a livello della testa, soprattutto quando è generalizzata. Iniziano come lesioni alopeciche, il pelo è facilmente si toglie con facilità, quindi di solito una delle caratteristiche della micosi è che il pelo intorno a questa alopecia viene via con una certa facilità e fondamentalmente se questa patologia non viene chiaramente gestita, non viene curata, quindi abbiamo una patologia generalizzata, possiamo poi avere un intenso prurito, mentre invece nelle lesioni principali, quando insomma iniziali, il prurito di solito è lieve e quindi non è una patologia che inizialmente è pruriginosa, però poi diventa pruriginosa, quindi soprattutto il gatto si gratta, quindi possiamo avere eritema, croste, papule, a volte possiamo avere delle lesioni a livello di unghie, paronicchia, onicodistrofia. E colpisce generalmente, può colpire chiaramente tutti gli animali perché chiaramente il fungo di solito si trova nel terreno, di solito sia il gatto che il cane la prendono o da altri animali che hanno la micosi oppure attraverso il terreno. Quindi capita a volte che magari il proprietario inserisce una pianta nuova con un vaso nuovo, il gatto scavi e poi notano che ha questa alopecia. A volte questa cosa può essere correlata. Oppure lo prendono, ripeto, soprattutto negli ambienti dove ci sono tanti gatti, per esempio, può esserci una micosi trasmessa da gatto a gatto, proprio perché le spore fungine si trovano chiaramente sul pelo. Ed è il motivo per cui quando c'è sospetto di micosi è meglio non toccare la lesione per evitare, uno, che la possiamo prendere noi, due, che fondamentalmente la portiamo ovunque e quindi creiamo altre zone alopeciche. La diagnosi generalmente come si effettua? Beh, c'è un'anamnesi, ci sono delle lesioni alopeciche, quindi fondamentalmente c'è uno strumento che si chiama lampada di Wood che è utile soprattutto per il Microsporum canis. È una lampada che ci permette di vedere una colorazione color mela verde, diciamo, che ci indica la presenza di Microsporum canis. Oppure possiamo chiaramente fare un esame micologico, quindi una cultura micologica e vedere se prendendo dei peli vicino alla lesione se c'è una crescita di questo fungo. Generalmente come si trattano queste lesioni? Allora, se le lesioni sono poche, si cerca di utilizzare dei farmaci locali, quindi topici, per degli antimicotici topici che servono fondamentalmente per
uccidere il fungo in quella zona. Quindi faccio un esempio, cerco di fare un esempio, abbiamo un'area alopecica circolare, per esempio, in quel caso lì prendiamo il nostro prodotto antimicotico, facciamo delle spugnature sulla lesione in modo tale che andiamo ad uccidere il fungo. Queste spugnature devono essere fatte in questa maniera e non fatte in questa maniera, altrimenti portiamo i funghi ovunque. Se invece il cane e il gatto sono estremamente contaminati, chiaramente si utilizzano anche dei prodotti sistemici orali per uccidere i funghi. Diciamo lo step è quello: poche lesioni si utilizzano prodotti topici, tante lesioni si utilizzano prodotti sistemici. Si cerca comunque di utilizzare il prodotto sistemico sempre solo se c'è veramente una micosi generalizzata, proprio perché ha una sua tossicità comunque il prodotto. Esiste anche la vaccinazione per Microsporum canis nel gatto, che funziona sia come terapia sia come prevenzione della micosi, e fondamentalmente quando un gatto o un cane ha micosi, l'ideale sarebbe quello di isolarlo dagli altri animali per evitare chiaramente di contaminare anche gli altri animali, e noi stessi, se tocchiamo questo gatto o questo cane, cerchiamo di lavarci bene le mani perché la tigna è una micosi che possiamo prendere anche noi. Per concludere, esistono poi una prevalenza, diciamo, nei cuccioli, nei gattini, soprattutto nelle colonie, in zone dove ci sono tanti, tanti gatti, e ovviamente sono più suscettibili quegli animali immunocompromessi che chiaramente non hanno un sistema immunitario così forte e quindi possono essere più soggetti alla micosi rispetto a gatti che hanno invece un sistema immunocompetente. Però, ripeto, possono anche prendere tranquillamente gatti normali, basta che vadano a contatto col fungo, e quindi può dare comunque la micosi cutanea anche in un gatto non immunocompromesso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.